Due amici di vecchia data si ritrovano ogni giorno allo stesso bar. Senti Gino, sono 60 anni che ci conosciamo e ancora non abbiamo fatto un viaggio insieme. Ma Piero, abbiamo 80 anni, ma dove vuoi andare, Gino? Mi hanno detto che a Praga c'è un albergo un po' particolare, dove in ogni stanza trovi una donna e puoi fare quello che vuoi tutta la notte. E l'amico, davvero? Dai, andiamo. I due prenotano due stanze, partono, arrivano in questo albergo extra lusso, si avvicinano alla reception, suonano il campanello, arriva il portiere. Ditemi signori, si salve, noi siamo i due signori di Milano. Abbiamo prenotato due stanze con due donne per una notte, si ricorda? Guardi, mi spiace, avete parlato con il mio collega. Se attendete gentilmente, vado in ufficio a verificare la vostra prenotazione. Il portiere cerca in tutti i registri, ma la prenotazione dei due signori di Milano non si trova. Decide di andare dal direttore. Direttore, guardi, c'è un problema. Ci sono due signori di Milano, dicono di aver prenotato, ma io non trovo la loro prenotazione. Il problema è che siamo al completo e le signorine libere non ce ne sono più. Il direttore guarda i due signori, vede che sono molto anziani e gli fa: senti, fai così, gli dai due camere di servizio e metti dentro due bambole gonfiabili. Il portiere: ma no direttore, poverini. Ma sì, ma vedrai che non si accorgeranno di nulla, non vedi che sono anziani, mezzi ciechi e anche un po' sordi? Dagli due camere con due bambole gonfiabili. Il portiere esegue gli ordini del direttore, torna dai due signori di Milano. Signori, ecco a voi le vostre camere, mi raccomando state calmi. E vi ricordo che le camere dovranno essere lasciate libere per le 11 di domani mattina. I due anziani si salutano. Uè, ciao Gino, mi raccomando, dacci dentro. Sì, Piero, ci troviamo domani mattina alle 11. Il giorno dopo, alle 11, dopo una nottata intera, i due amici si ritrovano nella hall dell'albergo. Arriva il primo. Oh, per cacca, che ciulada, che bello! Arriva secondo, ancora tutto rigido. Bestia, che roba! Che roba, ho visto il paradiso, il paradiso! Senti un po', Piero, com'è andata? Guarda, non è per vantarmi, ma la mia era una professionista. Pensa, sono stato là tutta la notte, patapime, patapume, patapime, patapume. Lei è rimasta là ferma, immobile, che mi guardava con la bocca aperta. Uno scambio di emozioni, un erotismo, un'eccitazione, che roba! Che donna! E a te come le andai, Gino? Com'è andata? Vieni qui che ti devo dire una cosa incredibile. L'altro amico arriva. La mia era una strega! E porca vacca, ma cosa è successo? Anch'io come te sono stato lì tutta la notte, patapime, patapum, patapam. Ma sul più bello le ho morsicato una tetta e lei è volata fuori dalla finestra!